telespettatori e care telespettatrici, benvenuti al nostro consueto appuntamento con Enna Storm! Oggi abbiamo in studio un ospite veramente straordinario. Abbiamo la possibilità di intervistare un personaggio storico di tutto rispetto che tutti nel mondo conoscono e ci invidiano. Ecco noi per presentare il suo ultimo libro, che è uscito proprio ieri in tutte le librerie in occasione dell'anniversario della sua morte, le Idi di marzo del 44, quindi ieri era il 15 marzo, ed ecco noi l'imperatore Gaio Giulio Cesare. Ma lei ha un curriculum di tutto rispetto. Allora leggo qui dove che è stato c'ho un curriculum di quelli che mi fanno infine una sacca di gente. Sì, lei è stato console, pontefice massimo, dittatore, alla fine imperatore. La sua morte, capisca. Lei è venuto per presentarci il suo libro. Ma come si intitola questo libro? Il libro l'ho scritto. Sono un torrentista. Io sono un torrentista. Lei ha una passione per il torrentismo. Per il torrentismo. Ma lei pensi che io nel 49 ho attraversato il Rubicone? Il Rubicetto, il famoso attraversamento del Rubicone, quindi da allora che lei fa un torrentismo? E da allora, dopo che ho attraversato il Rubicone, ho attraversato guali, paludi, in piena che stavano per strade pari, ho fatto quindi qualsiasi corso d'acqua, Rigagno, Pozzanghera. E in questo libro parlo di tutte queste cose. Bene, ma io so che in questo libro lei affronta anche tutte le cose che più le piacciono e quelle che invece abolirebbe in quanto imperatore. Ha ragione. Cos'è che vorrebbe abolire? Io vorrei abolire tantissime cose. Per esempio partiamo ad abolire il mese di marzo, che il mese di marzo io lo detesto. Perché il mese di marzo lo detesto, non so perché. Però io passerei direttamente da febbraio ad aprile saltando marzo, c'ho sta cosa dentro che... Come con un decreto imperiale lei potrebbe abolire nel calendario romano. Lei abolirebbe il mese di marzo, chissà perché. Dico nel mio libro che non voglio più vedere i coltelli. Massimo i coltelli, non so perché manco questo, vorrei solo i coltelli da plastica. Sono nocivi che nessuno così mi fa male, non ci vostri. Come fosse trasmissione non devo parlare così, però mi fa naturale un po'. Altro che vorrebbe morire, scusi, con un altro decreto imperiale. Altre cose devo morire. Tipo il numero 23. Mi piace il numero 23. Numero vero? Il 23. Ma che passiamo direttamente del 22, al 24. Famo così, perché non so perché. Le brucia. Lo sente addosso. Ricordiamo che l'imperatore Gaio Giulio Cesare è stato ucciso con ben 23 coltellate. Si volevano assicurare che lei fosse proprio morto. Sì, ma ce l'ho messo due volte a mi accoltellare. Nel libro abbiamo visto che insomma lei ha delle preferenze, però preferenze musicali, preferenze cinematografiche. Per esempio, lei ha visto la notte degli Oscar? Ha assistito alla premiazione? Ho visto tutta la diretta del Matano su Rai 1. Tutta la notte guardando la televisione. Lei è d'accordo con le premiazioni che ci sono state o avrebbe preferito qualche altro vincitore? Non sono molto d'accordo. Io questo operaio non lo conosco, non so chi sia, che ha fatto, non so manco che ha inventato. Sono un po' così. Però io ho vinto tutti gli Oscar, tutti i premi, tutti quanti, da prima all'ultimo, al film Napoleon. Il Napoleon.
chissà perché le piace. Le piace molto Napoleone. Grande stima per l'imperatore. Le piace molto Napoleone. L'unica cosa è che lui è francese, quindi. Però me lo fai l'ex Gallia. C'è ragione pure lei, mi rode ancora un po'. È un po' rosica per questa cosa. Però è comunque mi collega imperatore. Che ci può fare? Per esempio, l'ha visto il Festival di Sanremo? Ma certo che l'ho visto! Le piace il Festival di Sanremo? Oh, se mi piace! Ma lei non lo sa, io ho conosciuto Remo prima di essere santo! Remo quando era un bambino vestifero così, che girava nelle strade, nei piazze. Sempre al gemello! A romper il coso! Girava, che stava sempre a fare le monete. Stava sempre a fare cose con suo fratello. Poi a un certo punto l'hanno fatto santo. Io mi chiedo perché hanno fatto santo a lui e altri no. Ma vabbè, comunque hanno fatto pure il festival. E quindi lo guardo. E chi avrebbe dovuto vincere secondo lei? Ma secondo me avrebbe dovuto vincere Ricchi e Poveri. Ricchi e Poveri? Siamo tutti fan di Ricchi e Poveri. Più o meno fan, perché se lei un fan al 100% se avessero cambiato il nome. Ah, perché il nome dovrebbero chiamarsi. Beh no, si è voluto chiamare Patrizia Plebei. Secondo me si addice. Nel panorama italiano della musica italiana oggi. Lei di chi è fan? Di chi è fan? Un po' che mi hai fatto questa domanda, una domanda un po' difficile, però se penso agli ultimi cantanti giovani che ci stanno adesso in Italia, penso all'ultimo album di Tananai. L'ultimo album Veleno. Mi piace molto Veleno, anche perché rispetto a 23 coltellate la sofferenza è molto meno. Mi muoio e ciao, e saluti. Invece no, 23 coltellate di mortacci vostre. Sì, hai ragione. Veleno è molto. Facciamo più in fretta. Anche la fucilazione. La fucilazione, si fa tutto bene, basta che non soffro. Che 23 coltellate mi hanno fatto veramente male. Ci ho donato la schiena, mi hanno fatto coltellare. Noi siamo veramente onorati di averla avuta qui nei nostri studi. Grazie. Allora, facciamo ancora vedere, comprate il libro dell'imperatore, mi raccomando, e noi salutiamo tutti i nostri telespettatori, vi auguriamo una buona serata e vi rimandiamo al prossimo appuntamento con Enna Stalk. Arrivederci, ave.